Buonasera ragazzi, buonasera, buongiorno, non so neanche che ore siano e ho qualche minuto e ho deciso di collegarmi con voi perché volevo affrontare questa cosa che mi sembra si trovi sempre più spesso nel piatto. Cioè in pratica cosa succede quando la tua voce, aspettate intanto ditemi se si sente anche con questo vento perché effettivamente sono fuori e c'è un po' di vento. Comunque dicevo, anche quando c'è la sensazione di far tutto nel modo giusto, la voce non funziona e non si capisce perché. E in realtà tu stai facendo le cose nel modo giusto, ma le stai facendo usando una cosa che il corpo fa per difenderti, per proteggerti, che si chiama compensazione muscolare. Ok? Vi voglio raccontare subito un aneddoto ed è relativo a un mio allievo che qualche giorno fa ha fatto lezione con me, è un ragazzo che sta facendo un lavoro pazzesco, ha una voce incredibile, un'interpretazione, una personalità, una capacità di approfondire veramente notevole. E quel giorno mi ha fatto sentire una canzone, un brano molto difficile, molto complesso, che richiedeva molta tecnica e sul quale stavamo lavorando su tutti i profili, quindi sia tecnico che appunto interpretativo. E ha cantato molto bene, tant'è vero che altre persone che l'hanno sentito, wow, fantastico, complimenti, eccetera. Oh, buongiorno Maria. Ah, buongiorno a tutti. Saluto Sandro, saluto quelli che sono presenti. Grazie a quelli che guardano questi video. Un grazie a tutti sul canale YouTube, sulla mia pagina Facebook, su Instagram, dovunque siate, vi ringrazio. Naturalmente tutti quelli che hanno preso il mio corso. Per chi invece è la prima volta che si collega, io sono Alessandra Cartocci, sono una musicista e adoro aiutare le persone a scoprire la propria voce, cioè intendendo che credo fortemente che la voce sia patrimonio di ciascuno di noi, che nasciamo tutti con la voce perfettamente in grado di funzionare e che poi dopo crescendo alcune persone in qualche modo perdono questa capacità di usare la voce e pensano di non essere in grado, ma tutti continuano ad amare il fatto di poter cantare, che sia nella doccia, allo stadio, ai concerti, dovunque è meglio che crediate. Ma che succede? Questa cosa si è fatta tutta sfocata? Ecco. Buongiorno Nunzia, buongiorno Maria Celeste. Quindi il mio desiderio è quello di aiutare le persone a capire invece come funziona la voce, come riportare questo percorso naturale del funzionamento vocale, d'accordo? Per questo ci sono diversi strumenti, faccio delle lezioni naturalmente dal vivo, dei corsi, dei seminari in giro per l'Italia e ho pubblicato un corso online proprio perché il problema della distanza o il problema del tempo, il problema dei soldi non siano un reale problema. Però torniamo al nostro discorso. Allora, io sentivo questo ragazzo che cantava, che faceva questa cosa così bene, ma qualcosa non mi suonava giusto. Quindi, alla fine di tutta la lezione abbiamo affrontato diverse tematiche, eccetera. Gli ho detto: guarda, c'è qualcosa che non va. Chiaramente a lui questa cosa gli suonava strana perché dice: ma io mi sono esercitato correttamente, ho lavorato correttamente, ho studiato, eccetera. Abbiamo trovato delle motivazioni così apparenti, tipo forse aveva dormito un po' poco, un po' di reflusso, e quello anche quello naturalmente ci sta, eccetera. L'aria condizionata giorno e notte. Cercavamo delle motivazioni, ma non ero molto convinta perché comunque sia lui non sentiva niente di tutto quello che io descrivevo. E io ho detto: guarda, io sento che in qualche modo il tuo corpo, no, sta facendo le cose perfettamente, la voce esce fuori molto bene, ma sento che c'è una forma di tensione e di suono che riconosco moltissimo, che è il suono compensatorio. Quando è che si forma il suono compensatorio? Quando il corpo deve produrre un certo effetto, una certa cosa che tu gli chiedi di produrre, ma non è in quel momento, non ha la disponibilità, diciamo così, naturale per poterlo fare, che sia per tensioni, che sia per malattie, che sia per abbassamenti vocali, che sia per incompetenza tecnica, che sia per un sacco di cose. Allora che fa? Crea delle tensioni per aiutarti, cioè tu gli dici: voglio cantare I Will Always Love You di Whitney Houston, e lui ti dice: ok, non hai la tecnica per farlo, proviamo a farlo così come ci riesce, e ce la mette tutta per farlo. Ti farà fare delle cose di grande tensione alla gola, ti farà cercare di fa ti farà fare delle cose che sono delle compensazioni che mette in atto perché tu possa raggiungere quel risultato. Fatto sta, ve la faccio breve: questo ragazzo torna a casa e mi manda un bel messaggio, mi dice: guarda, sai che alla fine della lezione, adesso sono tornato a casa, non mi sentivo molto bene, mi sono misurato la febbre è 38 e mezzo. Ed ecco, voilà, spiegato l'arcano, perché a lui non tornava rispetto alla sua preparazione che ci fosse qualcosa che non andava, ma io lo sentivo. E infatti il suo corpo era già in stato di compensazione, anche se di questo lui non era consapevole. Altra situazione di cui voglio parlare è quella di un'altra mia allieva che, nonostante invece un riconosciutissimo proprio problema, tracheite, non ricordo più che cosa aveva, ha comunque cantato e quindi ha perso completamente la voce. Su questo c'è una serie di video che io ho fatto e che trovate sul canale YouTube che riguardano sia cosa fare quando la voce è, l'ho chiamato il disastro, sono video che risalgono a qualche tempo fa, però dateci un'occhiata perché sono molto utili da questo punto di vista, sia su cosa fare da un punto, cioè come analizzare
analizzare cosa succede alla voce, sia su quali possono essere degli eventuali rimedi. Però ne ho fatti anche altri sulle decisioni da prendere in caso di malattia, perché se la voce non funziona, cantare o non cantare fa molto la differenza, perché cantare su delle corde vocali infiammate o comunque tutto un sistema vocale che non funziona è veramente molto deleterio e può avere delle controindicazioni anche a lunga durata, quindi c'è veramente da ragionarci molto su queste cose. E lei l'ha fatto, ha scelto di cantare lo stesso. Il risultato è stato che poi per più di un mese la sua voce non tornava più. Okay? E quindi che vuol dire? Quando la voce non ti torna, siamo veramente nei guai, cioè a quel punto non sei proprio in grado di fare, non soltanto hai perso quella sera, non hai perso quella serata, però ne perdi altre 524, ok? Quindi è un discorso su cui riflettere molto a lungo. Io stessa in questo periodo, reduce da una serie di problematiche mie, non so chi di voi mi conosce a fondo, comunque è uscito anche in tanti giornali, hanno parlato di me in molte situazioni. Io ho una malattia autoimmune, quindi a volte la mia voce non risponde come dovrebbe, no? La mia muscolatura cioè, tende a cedere, quindi c'è un ipotono della muscolatura. Sentite? E quindi in questo periodo qua io so perfettamente che non c'è proprio modo che la voce possa suonare esattamente come io so che dovrebbe poter fare. E che cos'è che bisogna fare in questi casi? È utilizzare le strategie giuste. E qui veniamo a noi. Se tu hai una serata, questi sono i consigli importanti, se tu hai una serata che devi fare per forza, o meglio che tu senti di dover fare per forza, devi chiederti quanto valga la pena, perché il tuo corpo ti ci farà passare in mezzo con le compensazioni muscolari. Ti farà fare il meglio che puoi fare e tu ti devi chiedere: uno, è quella la tipologia di voce che io voglio che si senta? Due, perché io l'ho sentito di questo mio nuovo amico che la sua voce non era a posto e come l'ho sentito io, in quel caso lì l'ho sentito solo io, in altri casi forse se devi sostenere un'intera serata lo sentono tutti. Due, gli eventuali danni che questa cosa può portare al tuo apparato vocale in futuro valgono la pena. La cosa numero due che ti devi domandare è: non hai serate in questo momento, ma comunque decidi di voler lavorare sulla voce nel momento. Lucina carissima, ciao, mi fa molto piacere vederti, saperti qui con me. Nel momento in cui stai soltanto lavorando sulla tua vocalità, devi prestare una grandissima attenzione al fatto che se la tua voce non fluisce in modo naturale, ci devono essere una serie di motivazioni. La prima che ti devi guardare è quanto correttamente stai lavorando da un punto di vista tecnico. E attenzione che qui si apre una voragine perché la tecnica è una cosa naturale. Sì, si lavora sulla tecnica tantissimo, si lavora per riuscire a padroneggiarla, si lavora per riuscire a scoprire questo percorso che è naturale, come dicevo, perché è innato, ma che va capito, va conosciuto, va governato, diciamo così, nel modo corretto. Queste sono le cose veramente importanti. E quindi attenzione, perché molti credono di lavorare sulla tecnica vocale, ma in realtà lavorano sulle compensazioni muscolari di nuovo. E quindi la famosa respirazione diaframmatica per moltissimi è un lavoro di sforzo, di fatica, di tensioni, di contratture, e non certo quello che invece deve essere, che è un percorso sì tonico, sì muscolare, ma ha una sua incredibile naturalezza. E così come tutto il discorso del vocal tract. Per questo vi dico, attivate le notifiche perché io non so quando riuscirò a farlo, ma nei prossimi giorni, che sono di nuovo un po' in viaggio, cercherò di collegarmi per parlare dei quattro elementi fondamentali del canto. E quindi sarà importante. Ed è questo che volevo dire, quindi assicuratevi di usare correttamente la tecnica. Nel momento in cui la usate correttamente, allora potete capire se il vostro corpo sta andando in compensazione oppure no. In realtà, se non riuscite a capirlo voi, affidatevi a qualcuno che lo sappia riconoscere, come ho fatto io con quel mio allievo. Se io non gliel'avessi detto, lui sarebbe andato avanti comunque a cantare con quella voce, d'accordo? E probabilmente forse si sarebbe ritrovato dei danni, non magari permanenti, ma comunque dei danni. Okay? Quindi valutate se la tecnica che state usando sia corretta o se ci sia del tutto, perché magari qualcuno di voi canta perché ha questo talento e non sta facendo assolutamente niente per migliorare la propria voce. E attenzione, va bene finché va bene, ma quando non va più bene, non va più bene, d'accordo? Quindi comunque una consapevolezza di quello che si fa, anche quando si ha un talento, va
tenuta. Molti mi dicono, eh sì, ma gente come Jovanotti non sa cantare eppure fa lo stesso. Attenzione, Jovanotti prende lezioni di canto, Jovanotti va dal foniatra, Jovanotti fa una serie di cose di cui forse voi non siete consapevoli, ma che in realtà ci sono. Non esiste questa favola dei cantanti che non sappiano cantare, d'accordo? Ci sono persone che sono in questo momento o anche in passato sono state al successo, ma che in realtà non avevano una voce, e questo è un altro discorso che riguarda il mondo dello spettacolo e l'ambiente discografico, che sinceramente adesso in questo momento non ci interessa. L'ultimo punto che bisogna guardare e su cui bisogna riflettere in questi casi, dopo che abbiamo detto i primi due, è la che secondo me poi alla fine sono tutti un po' collegati, è il che cosa fai quando la tua voce, adesso mi cade tutto, che cosa fai quando questa voce appunto ti accorgi che non funziona e che il tuo corpo sta andando in compensazione, perché questo è molto importante. D'accordo che non canti, d'accordo che decidi di non fare le serate, bravissimo, però attenzione, che cosa fai? C'è il riposo, nel caso del riposo ovviamente, c'è il mantenere la voce sotto controllo, e cioè lavorare con infinita pazienza sugli elementi base, sui quali nessuno ha mai voglia di lavorare, tutti si corre sempre a fare qualcosa di più figo, no? Vogliamo lavorare sul misto, vogliamo lavorare sul vibrato, vogliamo lavorare sulle agilità, vogliamo lavorare sul forte, sul piano, ma quando la voce ha bisogno di riabilitazione, è come se tu fossi un atleta che in qualche modo si è fatto male per qualche motivo, anche se non è un male fatto malissimo, ma è un male, hai bisogno di fare questa proprio reale forma di riabilitazione. Cosa significa? Significa che se tu lavori sulla respirazione e sullo spazio di risonanza base, e lasci che le corde vibrino nel modo più quieto, tranquillo, e non spingi e non ti muovi nelle aree complesse, lavori sulla voce di petto con molta delicatezza e vai a capire se lavorare sulla voce di testa e no, e lasci che il percorso del passaggio, che è sempre quello che viene compromesso maggiormente quando le corde vocali sono più affaticate o gonfie, arrivi solo con grande tranquillità e molto piano, senza mai cercare la prestazione o il bel suono, allora lentamente sei in grado anche di tenere conto di come la tua voce si sta evolvendo, d'accordo? In fase appunto, dicevo, di convalescenza, ok? Perché in fase di malattia acuta, che sia la bronchite, che sia la tracheite, che sia quello che è, o anche soltanto un'infiammazione dovuta all'aria condizionata, bisogna soltanto stare zitti, ok? Ragazzi, il succo di tutto questo è che è assolutamente necessario capire se quello che state facendo è la cosa corretta, essere in grado di individuare se il vostro corpo crea o mette in atto delle compensazioni, perché adesso potreste non accorgervene, ma in futuro questa cosa potrebbe crearvi dei seri danni alla voce o comunque problemi, e tre, dotarvi di qualcuno che sia in grado di aiutarvi sia a identificare queste eventuali compensazioni sia a toglierle. Ok? Io vi saluto ricordandovi che fino alla mezzanotte di Ferragosto è in atto questa offerta e sta andando alla grande. Sul sito cantafinoallestelle.com c'è il mio corso di canto base, che in questo momento, grazie al coupon Ferragosto 15, tutto attaccato, è al 15% di sconto, d'accordo? Quindi godetevela perché c'è ancora speranza per questo Ferragosto, per chi vuole migliorare la propria voce, d'accordo? Ah, vi ricordo che questo è il primo passo per quello che poi dopo viene dopo, perché c'è la prossima uscita del corso di belting, che è specifico sulle note alte, e belting è la tecnica di Broadway, per capirsi. Quindi del grande musical di questa voce squillante e acuta, che è già stato pubblicato due volte, questa è la sua terza pubblicazione, quindi è molto importante chi lo vuole prendere perché non è disponibile sempre. E poi dopo di questo c'è ancora il livello superiore, che è quello del gruppo Elite, che è l'unico posto dove tutti quelli che mi chiedono, Ale, ma io vuoi ascoltare il mio brano, mi puoi dare un consiglio di questo e di quest'altro, è l'unico posto dove io accetto questo genere di cose, quindi c'è accesso a me a 360 gradi, al mio lavoro senza limiti. Naturalmente lì ci sono anche proprio delle vere e proprie lezioni, praticamente come se fossimo in aula insieme, è molto interessante. Ma questi sono tre gradini, si comincia con il corso base che ora è in offerta. Massimo, una domanda: il fumo può danneggiare la voce? Certo che sì, però ti darò una risposta che forse non ti aspetti. Adesso sto per buttare tutto in terra, che forse non ti aspetti perché è così. Allora, il fumo danneggia la voce, è un dato di fatto, perché comunque sia, oltre a diminuire la tua capacità respiratoria, anche deposita delle schifezze sulle corde vocali, tanto per farla molto poco professionale, ma chiara. E quindi è assolutamente sconsigliato. Inaridisce le corde vocali, toglie loro la mucosa e poi dopo non la mucosa, scusa, sì, la mucosa, ma l'idratazione che è necessaria per la mucosa, che è quella poi quella cosa che vibra.
e le appesantisce con le sue sostanze. Però detto questo, devo essere sincera, Frank Sinatra fumava, Freddie Mercury fumava, Mina fumava, ok? Quindi, in tutta onestà, pur essendo una cosa che fa molto male, prima di domandarsi se ci sono eventuali problemi nati e derivati dal fumo, penso che sia necessario domandarsi se il percorso e la tecnica vocale che si utilizzano, sono corretti e sono fatti bene. Quindi diciamo che a volte ci si concentra su queste cose, sì, importantissime, tipo appunto il fumo, fa male non dormire, fa male bere alcolici, ci fa male un sacco di roba, però allo stesso tempo se tu hai dietro una tecnica super solida ti permette di sostenere meglio queste cose, ok? Ora vi saluto ragazzi, cantafinoallestelle.com, beccatevi questo corso perché ora costa veramente una cifra assurda, ridicola, non so se addirittura si riesce, cioè quanto fa 49 meno il 15%? Poco. Molto poco, solo fino a Ferragosto. E cominciate con i vari passaggi perché poi belting alle porte uscirà in autunno, dopodiché si riaprono le porte del gruppo Elite solo su invito e lì avvengono i veri cambiamenti. Io vi saluto, vi ricordo che dei miei allievi che hanno fatto i provini nelle mega scuole di musical sono stati presi tutti, tranne uno, quindi la percentuale è di un buon, non mi ricordo cosa per cento, ma tipo credo qualcosa, non mi ricordo, non mi ricordo, le percentuali non le so, però è una buona cosa, insomma, negli anni, non soltanto recentemente. Sono molto fiera di tutte queste cose e il prossimo potresti essere tu. Sì. Ciao, cantafinoallestelle.com.